gioielli su strada. Vibert Italia. Accessori per calzature e pelletterie, moda, servizio e qualità. discorso nella storica sede della Filarmonica Verdi a Bacchereto, presentati i due grandi eventi di luglio: il nove, sessantaduesima edizione del Giro del Montalbano, mentre la domenica seguente, la settantatreesima Coppa Giulio Burci. Due competizioni che hanno fatto la storia del ciclismo pratese e nazionale. Grande entusiasmo alla presenza delle autorità dei comuni di Carmignano e Poggio dei vertici della federciclismo toscana con le tre società medice, Gruppo Sportivo Baccheretto, Biganter e CFF Sianese che hanno unito le forze per continuare a proporre due storiche manifestazioni dedicate alle categorie Elite e Under 23. Attesi i migliori interpreti con squadre che arriveranno da tutta Italia. Serata speciale, quindi, con convivio finale all'interno della sagra della Cilegia per celebrare un ciclismo pratese ancora vivo e pronto a regalare grandi eventi. Alla fine della presentazione è il momento di grande commozione con la premiazione doverosa a una colonna del gruppo sportivo Bacchereto. Tutte le società infatti hanno voluto rendere omaggio a Luciano Lenzi, storica figura del ciclismo di Bacchereto che da 62 anni organizza con la solita passione questa grande manifestazione. Due per Bacchereto, Orlandi e degli Innocenti, poi il giovane Filippo Fuochi per quanto riguarda la grande Coppa Burci, ma partiamo dal grande giro del Montalbano, una manifestazione che ha fatto storia e che deve continuare a fare storia Massimo Orlandi. Eh sì, eh, siamo già alla 62esima edizione. Bisogna continuare questo cammino e per ora va tutto bene. Quest'anno abbiamo avuto l'aiuto di una nuova società organizzatrice, niente nulla a togliere a quella precedente. Comunque, dice, facciamo un in bocca al lupo a tutti e arrivederci al 9 di luglio. I ringraziamenti li farà sicuramente Luciano Lenzi perché con la Pratese c'è stato un qualcosa di particolare, di speciale, un qualcosa che rimane nel cuore anche a tutti voi. Era fisiologico però magari un giorno avere un cambiamento perché appunto c'è una società importante a Seano, eh, a Poggio si continua con la Coppa Burci, quindi Massimo diciamo intanto un ringraziamento perché ci avete tolto dal caldo di Prato stasera, siamo venuti qui con quest'aria fresca meravigliosa per degustare una bellissima cena. E per presentare due grandi eventi. Sì, è vero, un ringraziamento anche a questi sponsor che tutti ci chiedono, dice diciamo, ma la fate, la fate. Sì, per ora si sì, continua, e grazie anche a loro, a questa amministrazione comunale, a tutti quelli che ci stanno vicino. Grazie, veramente. Ti lasciamo andare, Massimo, almeno prendiamo posto con Marco degli Innocenti che si è scusato perché non è venuto alla festa del mio babbo il 31 gennaio. Esatto. Faremo quella dei 50 anni, se Dio vuole. Marco, l'importante è essere qui. Certo, e allora la corsa diciamo che il gran premio sarà dedicato assolutamente alle ceramiche perché abbiamo un museo della ceramica. Era importante diciamo farlo sapere perché Bacchereto aveva 36 fabbriche di ceramica nel 1400, c'era. Poi, Questa è stata l'impostazione degli ultimi anni: la sì, nuova impostazione. Certo, certo, perché eh, c'era assolutamente il bisogno di far capire che Bacchereto aveva nel paese da tre anni a dieci anni, Leonardo da Vinci. Questo è importantissimo per far... non uno a caso. Non uno così per caso, ma una persona che è conosciutissima nel mondo. E quindi a noi ci fa piacere farlo capire agli altri che questo è un paesino, paesino però con tradizioni medievali e con eh, diciamo, e con, uh, con tante storie da raccontare. In queste storie c'è il ciclismo, esatto. Allora, una delle cose che ci fa piacere è il ciclismo. 62 anni, Luigi Bellini e Luciano Lenzi erano erano diciamo sono stati precursori di questa cosa e io mi sono come dire anche perché sei aggregato no, no, dopo no, ma adesso non molli no, più no, perché no. hai capito tutto questo esatto no l'ho vissuta in persona in prima persona fin da ragazzo mi è sempre piaciuta poi c'è cioè, la vedrete se volete farla vedere c'è cioè la maglia del mia personale del, del... quando eri 50 kg meno bravo, perfetto ecco, esatto e quindi noi siamo Mi orgogliosi piace... Marco di più, molto di più perché vorrei far passare attraverso voi grazie a voi perché Leonardo da Vinci non è un io, io sono uno sono uno che mi piacerebbe diffondere questa cosa, del fatto che qui ha abitato da tre anni a dieci anni Leonardo da Vinci, poi portato via dal padre che era Piero di Sergioso, e portato alla, alla corte dei, dei medici. Questo è importantissimo. E possiamo concludere qui Grazie Marco Questa è una nozione assolutamente importante Perché molto probabilmente anche l'aria di Bacchereto L'olio buono, il buon vino Hanno contribuito certo. al genio certo. di Leonardo da Vinci certo. eh, Con Luciano Lenzi Parleremo un po' anche delle caratteristiche del percorso Di questa bella sagra che è in corso Ti lasciamo andare Andiamo da Filippo certo. Perché la settimana dopo si replica Filippo eh, Abbiamo detto Grazie alla pretese per tutto quello che ha fatto Perché la storia che ha raccontato la pretese importantissima. Eh, C'è stato questo cambiamento, mh, dobbiamo dire, prima o poi doveva avvenire. Sì, noi siamo contentissimi di questo eh, cambiamento che è stato fatto dagli amici di Bacchereto che insomma, ci hanno diciamo, affidato l'organizzazione tecnica insomma, del Giro del Montalbano e speriamo che vada tutto per il meglio, per ora insomma, è iniziato tutto bene con questa presentazione. Eh, insomma siamo tutti molto contenti e speriamo fra un mese insomma sia lo stesso raccontaci qualcosa della Coppa Vurci sì anche la Coppa Vurci insomma la settimana dopo quindi sono due impegni nel giro di una settimana e non è poco però insomma anche la Coppa Vurci continua come tradizione stesso percorso dello scorso anno in partenza da Seano e arriva a Poggia Caiano giro lungo giro lungo di 24 km lo stesso giro dello scorso anno quindi insomma nessun cambiamento lì c'è il connubio con Franco Chiuccolo con la CFF Sianese che continua ancora come da diversi anni e quindi insomma speriamo che tutto vada per il meglio Assessore Ceccarelli la medicina è stata un divertimento sì. la scorsa settimana, qualcosa di bello ha provato proprio nel centro di Carmignano Bacchireto è la storia del ciclismo è la storia di ciclismo e da qui sono passati tanti campioni la mia soddisfazione di oggi è che a Bacchereto non c'è soltanto Bacchereto, ma c'è Bacchereto, Siano e Poggio. Qui presentiamo le due corse, l'unione fa la forza e da quest'unione, da questa coesione fra tutte le nostre società è nata poi la pazza idea del campionato nazionale del 2019. Pertanto io sono contentissimo, diciamo che eh, questo è il massimo livello che nel nostro, presente nel nostro territorio ma che dietro ci sta tutto un lavoro che parte dal settore giovanile qui nel nostro territorio abbiamo la Veloclub che lavora benissimo con i ragazzi e che tanti di questi ragazzi sono sportivi che poi ci danno mano a fare le corse e partecipano alle nostre corse qui a livello dilettantistico. Qui abbiamo Luciano Lenzi, attenzione, ricordando anche Luigi Bellini, due icone. Loro, diciamo che Luciano è il papa di Vacchereto. E bellini che, non ho, che per sfortuna non ho avuto il piacere di conoscere personalmente, mi diano forse era anche qualcosina di più. A due persone come loro non possiamo altro che dire grazie, grazie di tutto quello che hanno fatto e di quello che ci stanno lasciando. Noi bisogna essere bravi a mantenere ciò che ci hanno lasciato. Dovete essere ancora più bravi perché avete preso un impegno, avete dato una data, un'annata noi la nostra candidatura la stiamo portando in tutte le sedi dovute e stiamo spingendo al massimo per averla ovviamente come ho sempre detto noi non diamo per certo niente però diamo per certo il lavoro perché questo saveri. avveri il massimo lavoro e il massimo impegno Marco Fuochi non è qui a caso perché ha voluto essere insieme a questo personaggio a questo signore che ha fatto la storia del Giro del Montalbano Marco Fuochi è baccheretano anche lui e poi soprattutto rappresenta la storia di Siano della Seanese. Però chiaramente partiamo con Luciano, Marco non ce ne volere, perché Luciano insomma, ha vissuto tutto ed un fiato queste 62 edizioni. Siamo qui per una presentazione importante, per un rinnovamento. So che a malincuore hai abbandonato la pratese, non hai abbandonato la pratese, c'è stato questo cambiamento, oh. Luciano. Eh, prima o poi andava fatto. Eh, prima o poi sì, perché noi eravamo affezionati alla Pratese fra l'altro. Sei ancora affezionato. Sono ancora affezionato. E mi dispiace, vorrei che ritornasse la fratesca di una volta che organizzavi il Gran Premio di Industria e Commercio, era una delle gare più belle d'Italia. Abbiamo trovato la senese, amici da tanto tempo, quindi si è fatto diciamo, gruppo fra. La nostra corsa è la Coppa Bucci, quindi è anche un motivo in più per essere contento e fare due o tre domeniche di ciclismo nel comune di Carmignano. Ti scorrono le immagini di tutto quello che hai fatto, di tutte le organizzazioni. Siamo qui dopo 62 anni, sei qui dopo 62 anni a raccontare una nuova storia. È una grande soddisfazione. Sì, una grande, sono rimasto solo. Eh. Di quelli che iniziamo nel 1953 perché il gruppo sportivo si creò nel 1953 e la prima corsa nel 1954. Fra l'altro mi, mi ricordo sempre vinta da tre corridori della Pratezze, tutti e tre, primo, secondo e terzo. Sono rimasto solo però in questo momento ho trovato veramente tre, quattro, cinque collaboratori che sono convinto che porteranno avanti il giro del Montalbano anche per il futuro. E questa è la soddisfazione nel senso, nel ricordo di tutte le persone che hanno lavorato con te, essere rimasto qui eh, ti dà un impulso a continuare Luciano. Senz'altro perché le hanno visto l'impegno e si metteva io e Bellini, per me Bellini era un fratello, si è lavorato insieme per il l'ingegnere Montalbano sempre, dall'inizio fino a che quattro anni fa ci ha lasciato. Io mi ricordo ancora perché ero agli inizi, avevo già iniziato a qualche anno, nel 98 Di Luca venne qui, fu trattato come un pascià, fece 20 km e poi se ne andò via. Questo è un episodio dei tanti che sono successi nel tempo, Di Luca in ogni caso è stato un grande professionista, raccontaci qualcosa. Allora, il 9, tutti qui, anzi venite prima perché ci sono ancora qualche giorno della sagra, eh, poi la sera Bacchereto si sta da Dio, soprattutto adesso, eh, percorso, raccontaci quello che sarà questo giro Montalbano. Era quello ult delle ultime edizioni, ormai sono tre anni mi pare, tre o quattro eh, oh, che, che si fa, ecco. e è un percorso a noi piace tanto e anche ai corridori, non è tanto morbido, capito perché due volte il due volte la Madonna del Papa, più la salita del Portabacchereto, un po' di, di, di disagio lo fa, però... È, una, è un percorso che continuamente vedono corridori Carmignano, Seano, Bacchereto, Carmignano, Seano, Bacchereto, poi Giaccaiano sì, l'è seguita la, la gara di Bacchereto da tanti tifosi il ciclismo ha sempre un fascino enorme perché basta vedere che nonostante ai Giro, Giro d'Italia non ci sia più campioni come una volta però tu vedi un pubblico entusiasta sempre a vedere i giri è qualcosa di eccezionale perché l'essenza del ciclismo è la salita, mi ricordo un episodio un altro quando Luigi mi prontolò un po' perché avevo ripreso poco la salita e la salita è l'essenza del ciclismo, Madonna del Papa è qualcosa di spettacolare e hai detto una cosa giusta, il pubblico può seguire la gara in più zone e questo è un altro aspetto che fa grande il Giro del Montalbano Sì, ha dato risalto questo nuovo percorso perché Prima addirittura si perdeva tutto da, dalla parte di Vinci, poi si faceva il giro in Montalbano e poi si tornava qui. Fra l'altro qui a Bacchereto non c'era ancora la strada asfaltata che portava a Carmignano, era uno sterrato brutto, allora lì qui si partiva e si ritornava all'arrivo e basta, che non, non creava entusiasmo. Ecco. E per questo quando ci hanno aperto quella possibilità lì, allora sempre due volte la Madonna del Papa... Lo sai, c'è due strappi che fanno venire l'acqua davvero. Insomma, però piace eh, anche ai corridori che sono stati qui. Come fare sì che il direttore de, de, zaffa. della Zaffa, disse: Questo è un percorso bellissimo eh, ritornerò. e ritornerò. Quest'anno è facile averli la Zaffa alla partenza. Grazie, Luciano. Mantieniti grazie, così, grazie. che sei in, gra, in grandissima grazie. forma. Eh, che è arrivato quinto a Bacchereto nel 62, mi sembra quindi c'è anche un ricordo. Puoi andare Luciano, grazie che sei atteso. Eh, Marco, ti vedo molto soddisfatto. Sì, veramente mi fa piacere perché questa è una gara che diciamo poi la mi ha fregato nella mia crescita. Mi sono innamorato del ciclismo con questa gara, per cui già da bambino. Eh. E ricordo pianti di 4-5 anni per venire a vedere la corsa partire e arrivare. Quindi mi fa piacere far, far parte da quest'anno dell'organizzazione di, di questa gara. Loro si, hanno detto di aver fatto piacere fare questo connubio e noi siamo ben felici. Credo non ci siano nessun problema perché sono persone che già da tanto tempo, da, ta, da tanti anni, via, organizzano questa gara. E cerchiamo di portare avanti questa questo organizzazione nel miglior modo possibile. L'unione dei comuni medicei? Eh sì, eh, tra Carmignano e diciamo c'è un bel connubio per quanto riguarda lo sport, in particolar modo per il ciclismo. Speriamo che tutto questo continui e che si riesca anche a fare cose più importanti nel futuro. Come ha detto tuo figlio, saranno due settimane molto impegnative. Eh sì, saranno settimane impegnative. Prima il giro il Montalbano, a metà settimana una tipo pista agliana e poi la domenica la Coppa Burci con partenza da Seano, arrivo a Caiano, insomma lo stesso percorso dell'anno scorso del campionato toscano. Era importante riprendere con la Coppa Burci, vogliamo ricordare anche Franco Chiucolo perché fa un lavoro molto importante, è una grande competizione. Sì, diciamo eh... Con Franco stiamo lavorando già da due anni e questo è il terzo anno per cui riusciamo, riusciamo a fare finora un, un buon lavoro. L'importante è che Franco si sta impegnando tantissimo, Franco lo conosco, lo, si conosce, è una persona molto attiva, molto dinamica, si sta impegnando tanto come ha sempre fatto e credo anche sulla Coppa Oppavulci non ci siano problemi, venga fuori una bella gara. Ecco. Oggi comincia il contra rovescia. Eh beh sì, insomma, <ride> diciamo che il contra rovescia è già cominciato da quando si è, si è messo in cantiere tutte queste cose, però insomma cerchiamo di portare avanti con tranquillità e ci, speriamo di far tutto bene. Dai. Qui c'è la storia del ciclismo toscano, c'è una parte, una fetta, uno spicchio come vogliamo dire, quindi il presidente Bacci è venuto molto volentieri, anche perché c'è un bel freschino che ci sta aiutando, ma soprattutto perché siamo a presentare questi due grandissimi eventi. Beh, oltre 70 anni della Coppa Burci, 62 del Giro del Montalbano, io credo che veramente un pezzo di storia del ciclismo toscano qua c'è veramente, quindi io credo che eh, merita tutto un, un grande ringraziamento a, tutti gli a tutta l'organizzazione che sicuramente in Cerca in qualche modo di mantenere una tradizione importante di chi ha voluto questa quando ha iniziato e quindi coloro che oggi sono qua a portarla avanti, sicuramente perché vogliono ringraziare nell'organizzazione: vogliono ringraziare coloro che finalmente hanno dato questa opportunità, questa bellissima manifestazione. E poi c'è l'assessore Ceccarelli, lo avevo già ribadito, l'avevo già detto alla presentazione: la Vigante Ersianese ha lanciato questa sfida, questo guanto. Questa bella cosa anche per la Federazione Ciclismo Toscana. Campionato italiano fra due anni, qui, Under 23. Sì, eh, noi abbiamo già fatto la richiesta, abbiamo già mandato una richiesta per cui abbiamo alla Federazione abbiamo fatto questo annuncio perché vogliamo in qualche modo proporci perché il 2019 possa essere l'anno in cui si potrebbe ancora una volta dare una grande dimostrazione di quello che è il valore del ciclismo toscano. Tanto pensiamo al 2017. Tanto pensiamo al 2017, che sicuramente ancora una volta è stato risposto nella maniera opportuna. E quindi io credo che se continua così e la volontà è questa, credo perché il subentro di anche tanti giovani abbia portato sicuramente a rassicurare per anche per un futuro. Sì. Liberty Italia. Accessori per calzature e pelletterie. Moda, servizio e qualità. Liberty Italia SRL. Nuova sede, Via Pratella 10, Montelupo Fiorentino, Firenze. Sappiamo cosa succederà perché il grande capo Olivano Locatelli è imprevedibile, però chiaramente Daniele Bellini, corridore di casa, ci vorrebbe essere, è chiaro? Sicuramente sono due belle corse eh, che si corrono sulle strade di casa, quindi eh, vediamo, vediamo per prossimamente cosa, cosa decide, decide la squadra e naturalmente. Se sono su queste due corse eh, darò il meglio di me e eh, penso anche a tutta la squadra si darà, si darà il meglio. Anche perché Daniele sono due gare che si addicono alle tue caratteristiche. Ma eh, sì, eh, soprattutto Bacchereto eh, la, la preferisco. Eh, vediamo, vediamo perché. Sono due corse che sempre ho sognato da bambino, diciamo, di far bene. Quest'anno ho cambiato maglia. però la voglia di far bene c'è sempre. Diciamo che poi Riabushenko ti deve rendere un favore perché a Badia Agnano gli hai fatto un lavoro straordinario. Quindi, dovesse succedere che siete tutti e due qui, ti deve aiutare quel giorno. Riabu, <ride> come si chiamano i ragazzi? è un ragazzo straordinario sono sicuro che se mi trovassi davanti eh, il favore me lo renderebbe tranquillamente tanto stasera sei a casa facciamo una bella mangiata tutti insieme no. che te magari un po' meno però insomma bello essere a casa questa presentazione eh, è stata una cosa carina semplice eh, anche tuo babbo è dentro l'organizzazione è stata una cosa importante sicuramente Ora che ho, ho colto l'occasione di esserci perché era a casa, sono a casa e fa sempre piacere assistere a questi eventi. Poi, sai, nel mondo del ciclismo è una grande famiglia sempre, quindi fa piacere esserci. Sindaco Martini, una grande soddisfazione essere qui per questo binomio eccezionale. I comuni Medici hanno tante sfumature, tante cose da raccontare. Tra queste storie meravigliose c'è il ciclismo. Sì, sicuramente, insieme al sindaco Prestanti, l'assessore Ceccarelli, il nostro assessore Fabio Ganucci organizziamo ormai da diversi anni questi appuntamenti con il ciclismo. Qui la Coppa a Bacchereto e l'altra la Coppa Burci da noi. Sono ormai tanti anni, siamo al 73 anno di organizzazione della Coppa Burci. Questo dimostra la grande passione che c'è nelle nostre zone per il ciclismo e la bella storia di questo sport fantastico che passa sulle nostre strade. È il modo anche di valorizzare il territorio, le nostre colline, la villa Medicea, la villa di Artimino, il borgo di Bacchereto. Sono sicuramente elementi importanti che ci gratificano perché oggi organizzare manifestazioni di questo tipo è sempre più difficile. Però abbiamo avuto una grande collaborazione anche con le società sportive che collaborano con noi e quindi credo che saranno delle, davvero delle belle giornate di sport. Questo è l'auspicio, il ciclismo nei nostri comuni è amato da tutti, quindi sicuramente ci saranno anche tanti appassionati e tanti sportivi lungo il percorso. Quindi viva il ciclismo e viva Poggio e Carmignano. Si vive nel presente, è chiaro, fortunatamente è così, nel 2013 si è passato l'Iride. Forse nel 2019 arriverà il tricolore, speriamo, chissà. Me lo auguro davvero, ci impegniamo insieme a Carmignano. Spero solo una cosa, che non piova come piove quel giorno in cui passarono i campionati del mondo. Non avevo mai visto una pioggia di quel tipo. E quindi mi auguro che sicuramente faremo il campionato italiano di ciclismo e che sia una bella giornata perché almeno così l'apprezziamo di più e vediamo in maniera migliore i ciclisti che corrono sulle nostre strade. Franco Chiucolo una grande soddisfazione questo binomio che continua ad andare avanti due settimane protagonisti comuni medicei una bella soddisfazione anche per te che hai seguito la Burci essere insieme a Montalbano è un vanto. Certo, sono due classici che si svolgono sul nostro territorio Poggia Carmignano e Seano, diciamo anche Seano perché molti sono appostionati di Seano. Una bella, sono due belle manifestazioni, il nome lo dicono 73esima edizione 62esima edizione, saranno due belle gare, con questa unione delle due società di Carmignano si riesce a fare delle belle cose. Mai più come in questo momento Franco bisogna fare squadra, bisogna stare insieme, uniti. Certo con l'unione dei due comuni, Poi e Carmignano, l'unione delle società si riesce ancora a fare delle belle gare, come sapete benissimo che la nostra cosa più importante sarà forse il 2018 o il 2019 col campionato italiano. Poi attenzione, chi ha due ville belle come Poggio Accaiano e il comune di Carmignano? Eh certo, noi abbiamo due belle ville, infatti noi bisogna valorizzare di più il nostro territorio, le nostre colline di Carmignano con le due ville Medice e anche, e anche diciamo, valorizzare il passaggio dei corridori sulle colline. Perciò, e è un evento non indifferente, spero che si riesca a fare questo campionato italiano perché così valorizziamo ancora di più il nostro territorio. Liberty Italia. Accessori per calzature e pelletterie. Moda, servizio e qualità. Liberty Italia SRL. Nuova sede, Via Pratella 10, Montelupo Fiorentino, Firenze. Saluto dal paese del ciclismo, già perché Vitiano, piccola e ridente località del comune di Arezzo, ci può raccontare tante storie, tanti aneddoti per quanto riguarda lo sport delle due ruote, soprattutto perché ha lanciato nel firmamento nazionale tanti atleti che poi hanno fatto storia per la provincia di Arezzo. Ecco perché ancora una volta con grande calore si ricorda questo signore Alberto Roggi, terza edizione della. Memorial, gara riservata alla categoria allievi che già. Nel proprio albo d'oro può vantare nomi altisonanti perché la prima edizione. Intanto ringraziamo tutto lo staff del bar, il vecchio mulino di Vitiano perché ancora una volta si sono adoperati in grande stile insieme alla polisportiva. Qui siamo proprio nella zona del campo sportivo per continuare in grande stile. Come abbiamo detto, inizia già bene l'avventura della Memorial Alberto Roggi perché nella prima edizione nel 2015 un certo Gabriele. Gabriele Benedetti fa già vedere le stimmate del campioncino e in una volata a due il corridore di Montemarciano regolò l'atleta della Repubblica Ceca Karel Vacek. Arrivato qui con i genitori Vacek era in vacanza, rimase. Talmente folgorato dalla bellezza del territorio e delle competizioni ciclistiche toscane, che l'anno dopo è voluto tornare e Vacek nella seconda edizione del Memorial, intitolato al Bolide perché Alberto Loggi veniva chiamato così ha vinto alla grande l'edizione 2016 e quest'anno il cast di partecipanti è di altissimo livello mentre stiamo seguendo le immagini del bellissimo allestimento che ancora una volta è stato fatto nella zona antistante al bar, il vecchio mulino dove appunto sono esposti i eh, cimeli, le fotografie, le maglie di Alberto Roggi. Questo atleta che ha portato il nome della provincia di Arezzo in tutta Italia. Una carriera davvero straordinaria, con otto vittorie nella massima categoria, da segnalare è chiaro: il bellissimo successo nel campionato italiano indipendenti nel 1949. Tra il 47 e i primi anni 50, Roggi ha corso per molte delle più importanti formazioni del panorama dell'epoca, regalando grandi consensi, ma soprattutto lasciando. Un ricordo straordinario agli amici del tempo, in particolar modo al grande Alfredo Martini, perché Alfredo Martini diceva di Alberto Roggi un grande veramente. Quindi, questo a testimonianza di come Alberto si sia fatto voler bene. Siamo già alla presentazione delle squadre. Oggi ci sarà qui anche Paolo Abetoni, altro nativo del paese di Vitiano e altra persona che ha fatto strada nel mondo della ciclismo. Corri all'inizio degli anni 60 ma soprattutto la figura di Paolo Abetoni va ricordata per quello che ha fatto per l'Unione Ciclistica Aretina ma in particolar modo per le 12 stagioni passate nel mondo professionistico con la del Tongo e con altre formazioni e poi con la del Tongo grandissime soddisfazioni perché un certo Giuseppe Saronni con quella maglia ha ottenuto 77 vittorie fra le quali Milano Sanremo, Giro di Lombardia, Giri d'Italia, campionato del mondo. Quindi Paolo Abetoni ha avuto una carriera davvero straordinaria da direttore sportivo. Quasi tutto pronto per il via della manifestazione. Vogliamo ricordare, vogliamo ringraziare Massimo Pulitini, vittianese DOC, anche lui che ci ha regalato queste notizie. Queste... Eh, notizie, è nata una bella rivalità tra il paese di Vitiano e quello di Malva, il paese dei Meali, che chiaramente rivendicano la storicità di una famiglia straordinaria, però Massimo Pulitini ci ha voluto dire: beh sì, la famiglia Meali, una dinastia incredibile, Malva, il paese del ciclismo, a Malva sono mancate però le donne cicliste. A Vitiano abbiamo avuto anche questo: questo per dire la lunga sul campanile e sulla Bellezza della Toscana ciclistica, tutto pronto per la partenza con Paolo Abetoni e con Piero Rosini, altra figura storica del ciclismo locale. Piero Rosini, che ha festeggiato 50 anni di attività con la propria azienda e che insieme a tutti gli amici della Rigutinese stanno svolgendo un lavoro eccellente per il movimento delle due ruote. Si comincia con Vitiano, si proseguirà il 2 luglio con la classicissima. Valle Aretine si concluderà in ottobre con la Valle Aretine Juniores. Intanto vogliamo dare un omaggio ad un grande campione scomparso prematuramente all'ingresso di Castiglione Fiorentino. Una settimana fa è stata inaugurata una bellissima statua che ricorda la figura di Fabrizio Meoni. Torniamo però su questa manifestazione, come abbiamo detto, un trittico organizzato in grande stile dalla Rigutinese. Mentre le figlie di Alberto Roggi, Piero Rosini e Paolo Avetoni hanno dato il via ufficiale a questa terza edizione della Coppa Alberto Roggi, andiamo a vedere il cast dei partecipanti con le iscrizioni aperte dall'albergo del Tongo, poi l'Olimpia Valdarnese, la Hyper Finish Stabia, il pedale Toscano Ponticino la Campi Bisenzio, il Giove Team Torpado che era, che era un solo atleta Gianmarco Vignaroli, da segnalare la presenza di questo ragazzo perché è un grande interprete della mountain bike è una promessa della mountain bike Toscana e oggi dalla Garfagnana è venuto qua in questo lembo di Toscana appunto da solo per cercare di fare la gamba, di prepararsi a quella che sarà l'attività di settembre, poi quella invernale con il ciclocross. Poi troviamo la Big Hunter Seanese, il vivaio della categoria allievi della Big Hunter Seanese, gestito da Peschi sulla Riviera Apuana. La eh, Aquila con il presidente Renato Masini eh, presente in. Eh... Gran Massa con tutta la formazione, la San Cascianese Ciclismo, la Appenninico 1907 e il Velo Club Seano One. Formazione Pratese 71. Gli atleti che sono scattati, atleti di ottimo valore da segnalare. Oggi la concomitanza con un'altra gara nella vicina Umbria, sempre dedicata chiaramente alla categoria Allievi, e poi un'altra uh, uh, manifestazione, sempre dedicata agli allievi, che è andata in scena sulla costa labronica comunque interpreti davvero importanti quest'oggi percorso straordinario su e giù per la, la Val di Chiana, toccheremo dei borghi meravigliosi per poi andare nel finale verso Cortona impennata conclusiva, prima di scendere su Camucia e tornare al traguardo di Vitiano, dove passeremo diverse volte eh, con la corsa, corsa che ha uno sviluppo complessivo di 71 Chilometri siamo a Rigutino, siamo all'inizio in di competizione. Facciamo andare via il gruppo. C'è stato un avvio velocissimo con gli atleti dell'Olimpia Valdarnese, in particolar modo Francesco Madrucci, attivissimo che ha cercato di sganciare un gruppetto. Non ce l'ha fatta. Plotone che torna compatto a Rigutino dopo pochi chilometri di corsa. Toccheremo anche Cesa Toccheremo Marciano Della Chiana. Toccheremo, come abbiamo sottolineato, anche Montecchio. E poi la bellissima Cortona, gruppo compatto. E Allungato quando stiamo tornando verso il passaggio dal traguardo, tanti premi, tanti traguardi volanti e gran premio della montagna in quel di Cortona. Non entreremo in paese, ma la salita sicuramente farà la differenza perché affrontata nel finale di corsa. Intanto, nelle prime posizioni, i ragazzi del club appenninico con il numero 62 Lorenzo. Colferai, uno degli atleti più importanti di questa storica formazione che ha compiuto quest'anno 110 anni di vita, un'altra squadra storica del panorama toscano. Adesso si mette in luce il portacolori della San Cascianese ciclismo. Si Ci tratta di Matteo Moroni, un avvio davvero scoppiettante, un grande entusiasmo per questa terza edizione della manifestazione dedicata ad Alberto Roggi, organizzata dalla Rigutinese e non solo perché hanno lavorato in grande stile anche la ASD CS Vitiano, la polisportiva locale che ha capito subito che si stava facendo qualcosa di bello. L'organizzazione tecnica è degli espertissimi uomini della rigutinese mentre guardate il colpo d'occhio a Vitiano per il primo per il secondo passaggio siamo già transitati per la partenza ufficiale e adesso si farà il tratto in linea in lungo verso appunto le località di Cesa in Valdichiana, Marciano toccheremo anche Pozzo della Chiana, protagonista la campagna, questo meraviglioso territorio e i tanti borghi che fanno la fortuna e hanno fatto la storia di queste località. Ritmo che continua a essere davvero scoppiettante perché la media oraria fino a questo momento è superiore ai 40. Testimonianza che questi ragazzi stanno facendo veramente, stanno onorando al meglio questa competizione, voluta chiaramente in primis dalla famiglia Roggi. Andava ricordato in un certo modo Alberto Roggi, il bolide, così veniva chiamato dagli amici Correva e quindi bisognava fare le cose in un certo modo. Famiglia Bizzarri con il bar Il Vecchio Mulino, poi la famiglia di Alberto Roggi, appunto. Ed è chiaro, la Rigutinese con il grande orgoglio di Piero Rosini, anche lui nativo di Vitiano. Eccolo qua il patron Piero Rosini con Enzo Mattini, direttore di corsa, e poi con la signora Roberta Roggi, la primogenita, appunto, del grande corridore locale. Qui siamo a Cesare Valdichiana. Una bella inquadratura sulla chiesa e su Santa Lucia. Ci saranno grandi. Grandi festeggiamenti anche quest'anno a settembre con la corsa ciclistica. Protagonista, e adesso un momento di calma apparente dopo la sfuriata iniziale. Nelle prime posizioni scorgiamo anche la maglia del campione toscano di categoria Enrico Baglioni del team Ponticino. La squadra cara anche alla famiglia Parolai del ristorante Lo Strettoio. La squadra cara, come abbiamo sottolineato più volte, anche al cantante Enzo Ghinazzi, in arte pupo. E sono proprio i ragazzi del Ponticino che stanno facendo l'andatura. Si ravviva la velocità quando si muove verso Marciano della Chiana e a fare l'andatura con il numero 24 il corridore dell'indicatore di Arezzo la dire Francesco Della Lunga adesso c'è Enrico Baglioni sta per nascere un tentativo sotto la spinta proprio del campione toscano che si volta per vedere che cosa sta succedendo alle spalle, stanno arrivando altri corridori. Sta arrivando tutto il gruppo. Impossibile, impossibile in questo frangente di gara eh, fare la differenza. Quando sono stati percorsi fino a questo momento 45 dei 70 km e 600 metri. Approfittiamo per ricordare il ricchissimo Montepremi, ma soprattutto i traguardi e volanti. Il primo offerto dalla ditta Bardi SNC, il secondo a Frassineto dalla bottega di Frassineto, poi Bar Vecchio Murino per quanto riguarda il traguardo Volante a Vitiano, per quanto riguarda il Gran Premio della Montagna 5 Vie di Cortona offerto da Alvaro. Semoli, il noto fotografo aretino. Abbiamo passato anche Marciano, abbiamo visto anche le bellezze di questa località, i meravigliosi borghi della provincia di Arezzo che sono davvero tantissimi e che costellano anche questa manifestazione. E la fuga decolla, decolla la fuga con dieci atleti protagonisti. Ecco la composizione. Risaliamo, Dario Rettori della San Cascianese Ciclismo, poi c'è Soldi del Velo Club Siano One, Matteo Boschi del Pedale Toscano Ponticino, poi Regnanti della... Olimpia Valdarnese, quindi Enrico Baglioni il campione toscano del pedale toscano ponticino, poi ci sono Colferai e Belli della ciclistica Appennino, Draghi fresco campione eh, provinciale per quanto riguarda la categoria allievi, titolo conquistato all'inizio della stagione della Coppa del Giglio, eccolo qua con il numero 4, poi ci sono anche Gimignani della Aquila che sta facendo un ottimo lavoro e quindi... Del corso numero 38 di dorsale per Gabriele, del corso della Big Hunter Seanese. Stiamo tornando verso il traguardo. Ci sarà prima il passaggio da località Frassineto, come abbiamo detto. Ci sarà in palio un importante traguardo volante perché, come abbiamo sottolineato, quando è nata l'idea di fare questa competizione, è nata per farla in grande stile. E quindi non manca davvero niente al Memorial Alberto Roggi per diventare una gara di livello per quanto riguarda la categoria allievi. Intanto il gruppo te perde terreno nei confronti degli attaccanti, c'è un po' di reazione a parte adesso dei ragazzi dell'Aquila che hanno davanti però Gimignani, eh, evidentemente cercano però di ricucire la corsa con la media che rimane altissima, eh, è stata una corsa fino a questo momento davvero di altissimo livello con questi ragazzi che nonostante il caldo, nonostante una Giornata tremenda sotto il punto eh, di vista della calura, hanno offerto fino a questo momento un grandissimo spettacolo. Bene non lamentarsi però perché appunto le prime due edizioni se vogliamo sono state funestate un po' anche dal maltempo, quindi meglio così, meglio il sole, meglio il caldo, anche perché questi ragazzi poi vogliono diventare dei professionisti, aspirare un giorno magari ad arrivare al Tour de France, si sa che il ciclismo si corre d'estate, si corre spesso e volentieri sotto la calura e questi ragazzi stanno già prendendo le misure, Gimignani passa in prima posizione, si viaggia davvero molto bene su due linee con cambi regolari ogni 50 metri velocità che quindi rimane costante, gruppo che per il momento non sta dando una vera e propria caccia ai battistrada che hanno un vantaggio che va a salire siamo adesso nell'ordine dei 35 secondi quando stiamo per arrivare in località Frassineto e continua il grande accordo fra gli attaccanti, adesso sono i ragazzi della ciclistica a Penini con Colferai e Belli nelle prime posizioni ha fatto un po' il buco l'atleta della Big Hunter Sianese del corso bella l'idea avuta quest'anno dai dirigenti del Sodalizio Prate di allestire una formazione per quanto riguarda la categoria allievi con Peschi che sta curando il settore Giovanile nella zona del mare, sulla riviera Apuana, passa Draghi in prima posizione. Guido Draghi, che ha dato una delle prime grandi soddisfazioni dell'anno all'Olimpia Valdarnese. Siamo a Frassineto, passa per primo con il numero 60, Belli, che va ad aggiudicarsi il traguardo volante messo in palio dalla bottega di Frassineto. Adesso sono i ragazzi dello Stabia che stanno facendo l'andatura. Facciamo sfilare tutto il gruppo che è transitato con un ritardo di 45 secondi. Nei confronti della testa della corsa, abbiamo superato abbondantemente metà gara. Siamo già ritransitati da Rigutino e cambiano, cambiano le cose quando si va verso il Gran Premio della Montagna. Di Cortona con due atleti al comando, con il numero 38 Gabriele Del Corso, già protagonista nella fuga precedente. Poi non possono mancare i ragazzi del pedale Toscano Ponticino, con Matteo Boschi, uno degli atleti di riferimento. Fratelli Boschi, che eh, dall'inizio della stagione stanno facendo ottime cose. Dietro sono invece gli atleti dell'Aquila, bellissimo il restyling fatto dalla società di Ponte Ema, dalla società di Ginettaccio, con le maglie che appunto ricordano gli inizi, gli albori di questo storico sudalizio eh, italiano che ha festeggiato 90 anni ancora negli occhi la partenza del giro, il passaggio da Ponte Ema, qualcosa veramente di meraviglioso. Siamo a Vitiano, pubblico delle grandi occasioni, a testimonianza che il borgo di Vitiano vuole portare avanti questo discorso in una fetta di ciclismo in una zona del comune di Arezzo ad alta vocazione del corso ha vinto il traguardo volante messo in palio dal bar il vecchio mulino e adesso però ci sembra un po' appesantita l'azione di questi ragazzi sullo sfondo il borgo di Castiglione Fiorentino tutto pronto per il palio che ogni anno attrae tantissimi visitatori, evento chiaramente molto sentito dai castiglionesi, facciamo passare il gruppo che torna compatto quando si va verso il punto più importante, la zona focale, il trampolino di lancio finale, eccolo il castello di Montecchio, mentre arrivano le bellezze anche di Cortona e si comincia a salire per il trampolino, come abbiamo detto finale, nuova situazione, tre atleti al comando. Scorgiamo la maglia di Baglioni, riconoscibile perché chiaramente è campione toscano. Poi ci dovrebbero essere Boschi e quindi un atleta dell'Olimpia Valdarnese. Saremo più precisi quando torneremo davanti, mentre affiora un po' di stanchezza nel gruppo, perché è stata una battaglia, veramente. È stata una. Competizione di altissimo livello vissuta tutta ad un fiato. Hanno percorso più di 40 km in un'ora, e quindi questi ragazzi oggi hanno veramente dato il meglio di loro stessi per onorare la memoria di Alberto Roggi, al quale è intitolata questa manifestazione che si fa per il terzo anno consecutivo nel paese del ciclismo. Perché con grande orgoglio gli abitanti di Vitiano hanno voluto ribattezzarlo così: il paese del ciclismo, perché nel corso degli ultimi 80 anni appunto sono venuti fuori tanti corridori il capo stipite appunto Alberto Roggi si va in salita siamo sulle prime pendici che ci porteranno poi a Cortona con il 21 Enrico Baglioni poi davanti a lui Marco Benedetti cugino del più popolare Gabriele quindi uno dei fratelli Boschi riconoscibili dalla stazza dalla statura con il 19 e Jacopo Andatura abbastanza regolare, stanno cercando di dosare lo sforzo. È chiaro che il peso dell'azione è molto sulle spalle di Enrico Baglioni e di Boschi, mentre il corridore dell'Olimpia Valdarnese Benedetti va un po' a rimorchio in questo frangente bellissimo derby che appassiona tutte le domeniche. Queste Due società stanno regalando al ciclismo toscano tanti talenti. La storia non è finita perché sia il vivaio del pedale toscano Ponticino sia il vivaio della Olimpia Valdarnese stanno continuando a tirar fuori ragazzini molto interessanti. E infatti ci sono tante squadre juniores della Toscana che stanno cercando di prendere in blocco sia i ragazzi della Olimpia Valdarnese, sia quelli del pedale toscano Ponticino. E dietro non voglio essere da meno quelli dell'Aquila con Samuele Gimignano. Grande protagonista, quest'oggi ha fatto parte anche della fuga a 10 che è stata recuperata prima del ritorno verso Vitiano. Ed è Gimignani che sta facendo questa azione per cercare di riportare sotto il gruppo vantaggio, vantaggio più che buono per i battistrada. Siamo nell'ordine di 30-35 secondi nei confronti di una prima parte del gruppo perché c'è stata una scrematura davvero incredibile. Adesso è Jacopo Boschi che fa l'andatura. Baglioni in seconda posizione. Benedetti fino a questo momento non ha svolto un grandissimo lavoro, ha giusta ragione perché si trova nella morsa dei due atleti del pedale Toscano Ponticino Ristorante Lo Strettoio. Vedete Baglioni si volta per vedere che cosa succede alle spalle. Il vantaggio è buono, però da dietro Stanno cominciando a mulinare alcuni atleti e quindi staremo a vedere che cosa succederà prima del Gran Premio della Montagna che ci porterà sotto l'abitato della bellissima località di Cortona. Borghi, Campagna, Collina. Cic grande ciclismo! E questa è la storia di questa terra, di queste terre straordinarie. Arriva con un rapporto impossibile, possiamo dire, per la, la categoria Antonio Tiberi affianca ai tre e va via tutto ad un fiato un'azione davvero dirompente da parte di questo talentuoso ragazzo laziale che ha fatto vedere cose straordinarie nel suo primo anno nella categoria allievi è già al sesto successo, ha già vinto sei volte mentre siamo al Gran Premio della Montagna, quindi c'è la possibilità di recuperare per Benedetti Boschi e per il campione toscano Baglioni, ma il passo di Tiberi è davvero incredibile straordinario, sta andando su con il massimo rapporto, non sente quasi la catena prende l'acqua oggi ragazzi si hanno dovuto fare attenzione soprattutto al rifornimento idrico e anche ai gel che saranno utilissimi nel finale. Tiberi tira dritto, un altro bellissimo scorcio di Cortona, Tiberi tira dritto, non ha guardato in faccia gli avversari, li ha affiancati e poi li ha superati e adesso ha già un vantaggio di una decina di secondi nei confronti di Boschi. Baglioni e Benedetti che sta svolgendo un lavoro di stopper, adesso stiamo facendo passare tutti perché c'è stata una scrematura incredibile, questo è un drappello che si trova dietro, all'incirca siamo già a una cinquantina di secondi dal battistrada, qui siamo su un concorrente della Big Hunter e guardate che selezione impietosa ha fatto la salita che ci ha portato verso Cortona, stiamo risalendo. Qui siamo sul drappello, dove sono rientrati anche altri corridori. Perché abbiamo visto anche Draghi, eccolo qua con la maglia di campione provinciale. Poi un bravissimo Samuele Gimignani dell'Aquila. Questo è Benedetti. Ed è chiaro che adesso Boschi della Lunga, eccolo lì, è della Lunga, è il corridore di Indicatore. Sì. Riconoscibile dalla stazza, Baglioni e Della Lunga stanno facendo questo lavoro straordinario per cercare di riportarsi sulla battistrada, che però continua ad avere un vantaggio confortante. Ultimo rilevamento, 48 secondi per il battistrada nei confronti di questo drappello, passa. L'atleta del pedale Toscano Ponticino, arriva anche Jacopo Boschi con il numero 19, vedete stanno cercando di organizzare l'inseguimento. Benedetti è lì che fa da stopper, cerca di spezzare i cambi, gli altri hanno le forze a Lumicino ed è chiaro che sono i ragazzi di Ponticino che devono fare la differenza in questo frangente. Anche Guido Draghi sta lì senza dare il proprio apporto e della lunga sta facendo questa bellissima trenata d'altra parte è sul suo campo ragazzo dotato fisicamente soprattutto per la pianura eh, campione italiano della velocità eh, lo scorso anno quindi un ragazzo davvero molto promettente come del resto è promettente Antonio Tiberi che ha fatto una corsa eccellente straordinaria e anche quest'oggi ha dimostrato di avere, di avere delle qualità. Una speranza, sicuramente, del ciclismo d'Azzale. Una speranza, speriamo, anche per quello nazionale. Guardate l'impostazione. Ha preso questa posa aerodinamica, non si scuote sulla sella, eh, riesce a tenere la schiena diritta. Veramente un ragazzo che ha delle qualità importanti, ancora bellezze del territorio. Facciamo andare via Tiberi, ma rischiamo perché ormai siamo a traguardo vicino e quindi eh, dobbiamo, dobbiamo fare attenzione. Eh, però è sceso, è sceso il vantaggio di Tiberi, siamo sempre nell'ordine dei 43 secondi. E adesso c'è un po' di stanchezza anche da parte di questi ragazzi, anche loro però meritevoli, hanno fatto una grandissima gara. Vedete Draghi cerca di chiedere informazioni alla nostra moto. Qui siamo su Samuele Gimignani che ha ripreso un po' di forze e che va a dar mano a Francesco Della Lunga. Adesso si è un po' defilato Baglioni ed è il corridore di indicatore d'Arezzo che fa quest'altra trenata. Chiede però collaborazione perché dopo una corsa vissuta ad altissima velocità cominciano a mancare le forze, forze che sta trovando però Tiberi perché ormai sente la vittoria, sente odore di vittoria del settimo successo stagionale, sullo sfondo abbiamo visto Castiglione Fiorentino, 5.000 metri alla conclusione, vantaggio che oscilla fra i 43 e i 48 secondi per il corridore laziale Olimpia Valdarnese che continua a sfornare talenti. Gabriele Benedetti, senz'altro l'ultimo ragazzo che ha lasciato un'impronta alla società di Montevarchi. Un Gabriele Benedetti che al primo anno in categoria è già riuscito a vincere. Tutti contenti, la signora Roggi, poi Rosini e anche Enzo Amantini. È andato tutto molto bene anche sotto il profilo. Della traffico, non abbiamo incontrato nessuna difficoltà, è stata una giornata davvero molto bella per il ciclismo locale, per il ciclismo in provincia e nel comune di Arezzo. Per il ciclismo a Vitiano, colpo d'occhio davvero eccezionale, anche sotto questo punto di vista. Vitiano ci ha abituato bene con il paese che partecipa con grandissimo Entusiasmo a questa manifestazione, è già tutto pronto anche per il cerimoniale conclusivo. Noi ormai siamo in attesa di Tiberi. Eccolo qua, alza il braccio: vittoria meritata. Ha calcolato tutto perfettamente. Ha raggiunto e battistrada, prima del GPM di Cortona. Si è involato in solitudine, nonostante il grande lavoro dietro dei ragazzi del pedale Toscano Ponticino. Non c'è stato niente da fare. E Tiberi ha vinto la grande del Memorial. Oggi, volata in famiglia con Della Lunga, che supera proprio nel finale. Il compagno di squadra Baglioni, terzo, poi abbiamo visto Benedetti. Quindi, Gimignani chiude in questo istante Guido Draghi. Arrivano anche gli altri ragazzi della Olimpia Valdarnese che fanno a festeggiare l'ennesimo successo stagionale, il settimo per Antonio Tiberi, mentre la spicciolata stanno concludendo tutti gli altri. È stata una corsa tiratissima, una corsa altamente spettacolare che ci propone un podio d'eccezione. Primo Antonio Tiberi. Tiberi secondo, Francesco Della Lunga terza posizione per il campione toscano Enrico Baglioni. Questo è l'esito della terza edizione della Coppa Alberto Roggi. Tiberi Della Lunga, Baglioni, grande podio per questa terza edizione della Coppa Alberto Roggi. Sembrava che tu avessi programmato alla perfezione l'attacco. Sei arrivato sui primi, sei andato via, ti hanno rivisto qui. Sì, è stata una bella gara e diciamo che. Cioè sono rimasto un po' cotto di sorpresa perché niente, fin dall'inizio non riuscivo molto a stare avanti perché il ritmo era molto veloce e è andata via qualche fuga, poi è stata una fuga molto numerosa che per fortuna è stata ripresa, poi è rimasta davanti un'altra fuga in tre e poi inizia la salita, io sono partito quasi subito e poi quando ho ripreso i tre sono, cioè non mi sono fermato per niente, sono andato subito dritto e ci ho fatto a prendere abbastanza margine e ho continuato fino alla fine. Correre coperto alla fine è servito, nel senso che ti sei ritrovato nel posto giusto al momento giusto con le gambe giuste. Sì, è stato, mi ha servito stare coloperto durante la gara perché sono arrivato al momento giusto che ero abbastanza riposato. Un'altra bella stagione Antonio. Sì, bella stagione, sette vittorie con questa, quindi posso dire già soddisfatto e spero di, che continui così e questa stagione di fare ancora meglio. Infatti perché la stagione diciamo, ancora entra nel vivo adesso, Francesco della Lunga è stato uno dei più attivi nell'inseguimento finale, però Francesco era tardi. Eh, abbiamo cercato un po' di giocare da squadra, sapevamo che Antonio avrebbe attaccato in salita, quindi ci siamo avvantaggiati con Enrico e Boschi, però appena, appena partiti in salita è scattato Antonio, io ho cercato di farla del mio passo. Perché se no sarei andato fuori giri e niente, un bravo a lui e un grazie a tutta la squadra. Guerra in famiglia per la piazza d'onore, l'hai spuntata per poco. Eh, dovevamo fare la volata, poi il secondo e il terzo sono venuti così, bene così. Sono un po' di importanti, è una piazza d'onore importante. Enrico, raccontaci un attimino quando avete visto arrivare lui da dietro, eh, giustamente hai continuato del tuo passo anche tu per non andare fuori giri, poi avete fatto un bel inseguimento però. Sì, eh, abbiamo preso la salita con un buon vantaggio, Siamo la salita si è fatta di passo abbastanza veloce perché sapevamo che Tiberi sarebbe scattato e potuto rientrare, eh, così è stato, non si è manco fermato, ha tirato direttamente dritto, in un primo momento non ho cercato di andare subito dietro, però ci ho provato più tardi, ma non è stato tutto vano perché aveva una gran gamba e riuscivo subito a prendere un buon margine e niente, ci abbiamo fatta per rientrarci. Primo caldo da noi, No, eh, sì certo, il caldo si è fatto sentire oggi, poi è una corsa che ho fatto sempre all'attacco, e... però eh, sono felice in terzo posto. Beato tra le donne Piero Rosini, meglio di così non ti potevamo sistemare. Con le Miss, con la signora Roberta che rappresenta la famiglia di Alberto Roggi, sorride perché è stata un'altra giornata veramente bella, infuocata sotto tutti i punti di vista, quello del clima e della battaglia atletica. Perché è stata una corsa altamente spettacolare. Quindi, suo babbo sarebbe sicuramente contento, sicuramente contento, e il il vincitore è stato bravissimo, la corsa è stata molto bella, noi l'abbiamo seguita insieme a Piero in macchina, è stata una corsa bella, lui è stato molto bravo, complimenti da tutti noi. Poi hanno dominato un ragazzo laziale che però corre per una squadra toscana, due talenti della provincia di Arezzo e anche questa è una bella cosa, nel rispetto delle tradizioni perché qui in questa provincia sono venuti fuori tanti bravi corridori come suo padre. Sì, anche questo, complimenti a questi ragazzi, la tradizione continua e questo è importante per la continuità di questo sport, soprattutto nelle nostre zone e siamo contenti di questo, grazie. Questo ci fa capire che si va avanti con questa gara? Sicuramente sì. E questa è una bella notizia Piero perché poi c'è un allestimento tutti gli anni molto bello, qui abbiamo questa maglia straordinaria del campionato italiano dipendenti del 49, ci sono tutti questi quadri, queste maglie della Del Tongo originali, una di Chioccioli, c'è la passione vera. Sai questo è un paese del ciclismo, sembra, sembra un mini valle aretina, no? Poi, poi il sistema è il solito, però l'organizzazione è la solita però sembra un mini Valle Aretina, però siamo in un paese che di ciclismo ne sa qualcosa, perché c'è stato tanti personaggi ciclisti, a parte Alberto, però cioè, se ne sono avuto tanti in questo paese, eh, non perché anch'io sono nativo di questo paese, sicché, però eh, penso per il ciclismo, poi si vede anche da, dalle persone, si è visto rifacendo questa corsa, si è richiamato un po' di persone di Vitiano, e credo che il ciclismo piace anche qui. Sì, perché questa gara, nonostante anche le altre due edizioni, è piovuto, abbiamo avuto, sempre avuto un grande pubblico, Piero. Ah, nonostante, sì. Quest'anno mi piaceva se pioveva come l'anno scorso, perché ci sarebbe servito anche noi, siamo agricoltori, io sono agricoltore, mi sarebbe anche servita un po' d'acqua, però è stata una bellissima giornata. Ma il pubblico c'è stato l'anno scorso, l'anno prima, il primo anno. L'Italia mi sembra un paese che corrisponde abbastanza bene a questo tipo di sport. Mi è sembrato a me almeno... Un... Piero, auguri 50 anni della tua attività, qualche anno in più sulla carta d'identità, però va bene così perché sei ancora alla grande, eh, avremo spero occasione di rifesteggiarlo, auguri per i 50 anni dell'azienda. Grazie di tutto questo, credo, credo di sì, e sono anche orgoglioso perché poi ho iniziato proprio in questo paesetto, a 100 metri da qui, avevo 15 anni, sì 13 anni ho iniziato la mia attività, ormai... Sono 50, spero che sarai invitato quando si sfesteggerà per bene, quando avremo finito il Ranch faremo la festa a 51, anche a 50 però si fa senz'altro e si pensa di ripetere anche, di dare una mano per ripetere questa corsa, per ripetere, ormai ci siamo, vediamo un po' di dargli una mano. Emilio Bizzarri reclama le Miss, bar vecchio Molino, fulcro di questa manifestazione, fulcro di una bellissima festa al quale purtroppo sono mancato. Cerchiamo di rimediare oggi, Emilio. Prego, una miss da quest'altra parte. Va bene così. Qui abbiamo una targa che consegneremo perché chiaramente. Eh, Piero e Divitiano, orgogliosi tutti di appartenere a, questa, a questo spicchio di Toscana, quindi Emilio era giusto perché 50 anni di lavoro sono tanta roba. Sì, noi vogliamo ringraziare Piero, la ciclistica di Gutinese, visto che ricorreva il 50 anniversario abbiamo pensato di dedicare una targa a Piero Rosini per tutto quello che sta facendo per questa corsa. Però è l'Unione che sta facendo la forza. Questo è il lavoro, Piero è stato un grande, è un grande ancora, chiaramente è un grande nel ciclismo, però qui è tutto l'agglomerato di Vitiano che sta portando avanti questo discorso. Sì, io voglio ringraziare anche la CS Vitiano, tutti i ragazzi e il paese di Vitiano che anche nella scena ci hanno dato un contributo, non sono mancati, i ragazzi della Torre 87, i cacciatori che anche oggi erano tutti a segnare, nei 500 che vengono tutti gli anni acqua, neve e vento a darci una mano e diciamo che noi siamo contenti, di questa, orgogliosi di questa gara per Alberto Roggi, la famiglia Alberto Roggi che non manca di contributo, il bar Vecchio Mulino e tutti quanti. Avanti così. Ancora sì, anche il prossimo anno speriamo. Prima di chiudere, doverosi ringraziamenti alle famiglie Roggi e Bizzarri, alla Rigutinese, a Piero Rosini, agli inguastiti per la 500 di Castiglione Fiorentino che anche quest'anno hanno fatto da corollaro alla manifestazione e al ciclismo della provincia di Arezzo che ci regala sempre grandi emozioni. Formigli. Gioielli su strada. Libert Italia. Accessori per calzature e pelletterie. Moda, servizio e qualità.